Sono qui col presidente di Federsanità Anci Veneto, Gianluca Forcolin. Questa manovra, che ricadute ha sul sistema sociosanitario veneto, sui servizi che vengono erogati alle famiglie? Beh, sicuramente è una manovra importante, quindi con un peso notevole. È chiaro che il nostro ruolo di Federsanità, quindi di collante tra il territorio con i sindaci e con i direttori generali, non fa altro che portare le istanze del territorio in sede regionale, quindi in quinta commissione. Con l'assessore c'è un ottimo rapporto, è chiaro che si tratta di ottimizzare e soprattutto ripianare quelle che sono poi le difficoltà che troviamo sul territorio ogni giorno come sindaci e quindi come presidi ospedalieri, quindi cerchiamo di tamponare con queste risoluzioni che possono essere portate alla Regione. Vedo con soddisfazione che la Regione Veneto si sta battendo a livello nazionale con questo ricorso al TAR per l'esenzione dei ticket sanitari, quindi credo sia un altro elemento importante voluto dal Presidente Zaia per ribadire che l'autonomia regionale anche in questi termini deve essere assoluta e non imposta dall'alto. E altre iniziative specifiche di Federsanità Anci Veneto sempre su questo tema? Beh, ovviamente trattiamo quasi esclusivamente il piano sociosanitario, quindi andiamo più verso il sociale perché i sindaci, il territorio oggi rappresentano le problematiche legate soprattutto a questo, all'aiuto alle famiglie, all'aiuto alle fasce più deboli, e quindi in questo senso abbiamo portato avanti dei convegni, delle iniziative proprio per cercare di arrivare laddove il problema c'è, ossia a livello comunale, a livello di servizi sociali dove appunto i comuni oggi sono in maggiore difficoltà. Abbiamo portato avanti dei convegni per esempio sulla formazione delle badanti, sull'aiuto alle famiglie, alle persone anziane. È un tema importante perché vuole al duplice aspetto di agevolare la persona anziana del territorio, ma anche dall'altra parte creare dei posti di lavoro e delle formazioni per delle donne, per delle signore dei nostri territori che oggi in questo momento difficile magari hanno perso il lavoro e per cui diventa anche un elemento propositivo. Su questo Federsanità si sta confrontando e si confronta appunto con l'ente locale, ma dall'altra parte con la Regione Veneto per il patrocinio e l'assistenza che è dovuta. Perfetto.